Sapevo che sarebbe stata una partita complicata perché le neopromosse affrontarle subito hanno entusiasmo, hanno brio, è una squadra, il Pineto, dinamica, sono tanti giovani, sapevamo che avremmo trovato difficoltà. Noi nel primo tempo abbiamo giocato secondo me sotto ritmo ed è chiaro che quando giochi sotto ritmo le partite le subisci e non le fai. Nel secondo tempo abbiamo cercato di alzare più baricentro, ho fatto una squadra a trazione anteriore perché comunque l'intento era comunque di aggiungere qualità e di provare a vincere, non ci siamo riusciti e pensiamo alla prossima. Ah, io ho visto la partita di Gubbio, l'ho visto anche oggi dal vivo, sicuramente il Pineto può dare fastidio a tante, penso che abbia le qualità per raggiungere il proprio obiettivo. E abbiamo fatto un'ottima partita anche questa sera, quindi questo ci fa ben sperare. Sappiamo che il nostro è un percorso di crescita, quindi tenere testa a corazzate come il Gubbio e l'Entella ci dà soltanto un po' quella fiducia in noi di crescita e dobbiamo soltanto lavorare e cercare, ecco, di fornire prestazioni tipo quelle di stasera, perché secondo me abbiamo fatto un'ottima partita, abbiamo interpretato bene la gara. L'Entella ha tirato pochissimo in porta, noi abbiamo avuto le nostre occasioni. Se analizziamo l'arco di 90 minuti, il pareggio ci va stretto, però lo accettiamo e accettiamo sempre il verdetto del campo. Mi interessava la prestazione è stata una prestazione importante. Questi ragazzi stanno crescendo, si stanno applicando, quindi sono orgoglioso di allenarli e sono contento della risposta che stanno dando e speriamo di crescere ancora e di continuare su questo passo. Se vi ricordate in presentazione abbiamo detto questo, noi l'intento nostro era quello di poterci giocare a viso aperto le partite con le altre squadre. Ad oggi lo stiamo facendo, speriamo di continuare a lavorare in modo ancora migliore e poi crescere come squadra. Speriamo il recupero di qualche giocatore importante che sicuramente abbiamo bisogno che siano di supporto a questi ragazzi che hanno tanta qualità e possono crescere ancora con l'inserimento di giocatori chiave in qualche zona del campo. Quindi siamo fiduciosi, c'è ottimismo, però non dobbiamo mai abbassare la guardia e conosco soltanto un metodo, lavorare, lavorare e interpretare bene le partite nel modo migliore.